Siamo alla casa circondariale di Bologna in compagnia del direttore. Vogliamo dare risalto alle attività formative che vogliono in un qualche modo riabilitare, rieducare i detenuti. Presso questo istituto ci sono molte attività formative. In realtà le attività formative si inseriscono in un progetto più ampio e in un sistema, diciamo, nel quale noi vogliamo seguire la persona da quando entra fino a quando non viene dimessa dall'istituto. Le attività di formazione si collegano sia delle esigenze specifiche delle persone, sia a quelli che sono i possibili sbocchi lavorativi sia all'interno della casa circondariale che all'esterno in altre attività. Diciamo che la formazione in generale dell'individuo all'interno di questo carcere parte dalla formazione di base per arrivare sino agli studi universitari, transitando attraverso molte esperienze di formazione professionale specifica, quindi formazione in campo edilizio, formazione in campo culinario, formazione di sartoria, formazione rispetto all'azienda meccanica, che è una delle realtà produttive, diciamo, particolarmente consolidate all'interno di questo istituto. Quindi gli interventi sono interventi ad ampio spettro e che rientrano in un sistema formativo. Antonio, qui nel laboratorio di muratura curato dall'Istituto Professionale Edile. Le piace questa attività? Sì, mi piace. Mi piace questa attività, è un'esperienza che non ho mai avuto e cerco di portarla avanti e imparare un mestiere per un futuro. Adesso stiamo facendo un pilastro, un'opera, cioè questo sarebbe un pilastro esterno, diciamo, che serve per fare recinzione o anche come si usa anche sopra le case come caminetti, diciamo. Cioè io anche prima di finire qua dentro mi occupavo anche di questo qua in una vita precedente, diciamo. Poi qua dentro è una cosa in più, cioè è una cosa bella, diciamo, per essere in questo posto qua. È un percorso di formazione che facciamo da molti anni, da moltissimi anni oramai, e che cerchiamo di renderlo il più possibile simile a quello che è la formazione professionale edilizia, al di là del fatto che sia e che venga fatto in un carcere. Sono percorsi di qualifica, portano a qualifica professionale finale con un esame della commissione esterna, e quindi tutti quelli che partecipano alla fine, per fortuna anche statisticamente parlando, insomma quasi sempre, quasi tutti sono arrivati alla fine e hanno avuto la qualifica da operatore edile. Ci sono due sbocchi fondamentalmente, il primo, il più immediato, il più anche facile, è la possibilità di lavorare all'interno del carcere, di essere assunti alla fine del percorso formativo proprio dal Ministero come operai delle squadre di manutenzione interna. È un risultato concreto, tangibile e che tutto sommato in modo abbastanza facile otteniamo tutti gli anni, grazie anche all'interesse e alla collaborazione della direzione e dell'istituto carcerario. E poi la seconda parte, quella che ci interessa maggiormente, è quella di uno sbocco lavorativo finale all'esterno quando usciranno al termine della loro pena. Da quanto tempo ci sta lavorando? Da ieri. Ormai è in dirittura di arrivo. Sì, questo credo sia penultimo strato, per la prima volta, però è uscito abbastanza bene. Il reparto manutenzione ordinaria del fabbricato all'interno dell'istituto penitenziario della Dozza, in che cosa consiste? Ecco, è un reparto dove per l'appunto cerchiamo di risolvere i problemi che si pongono giornalmente all'interno delle carceri, dal cambiare una semplice lampadina fino ad arrivare magari a opere un po' più consistenti. Con l'ausilio di questi ragazzi che vengono formati e quindi arrivano da noi a lavorare e cerchiamo di risparmiare quanto più possibile sul capitolo, diciamo, delle spese per il mantenimento della struttura. Vede che l'impegno in qualche modo aiuta comunque questi ragazzi? Beh, tantissimo. Innanzitutto li tiene impegnati diversamente da quello che può essere soltanto
la sezione di appartenenza. Possiamo ritenere che sia fondamentale oggi il loro supporto, quello che riescono a dare, perché comunque consideriamo proprio per l'appunto gli anni che ha anche l'istituto, ha bisogno giornalmente di manodopera, quindi per far sì che tutto funzioni al meglio. Ci sono delle gratificazioni sia per noi come polizia che anche per i ragazzi che riescono a dire oggi ho fatto qualcosa di positivo. Se sapevo fare qualcosa che i miei lavori in questo mestiere, qua abbiamo imparato un po' di cose in più. Qualcosina sapevamo già farlo prima, poi abbiamo imparato qualcos'altro in più qua e ci hanno assunto a tempo pieno, diciamo. Oltre che tenersi occupati, ci aiuta sia economicamente sia passiamo anche il tempo. Oltre a quello, sperando una volta usciti da qua di trovare un lavoro più facilmente, diciamo, da uno che trascorre il tempo sempre chiuso. Quando abbiamo fatto il corso abbiamo fatto qua delle opere murarie. Io ho fatto quel comignolo lì e lui ha fatto l'astrino, la spirale. È complicato coordinare i corsi di formazione proprio per, diciamo, cercare di riabilitare i detenuti? Ma più o meno è come il lavoro che può fare un preside di una scuola, cioè l'obiettivo che abbiamo noi è di far fare a tutti i detenuti, possibilmente tutti i detenuti, qualche attività che, diciamo, possa aiutarli a reinserirsi poi nella società e evitando di commettere ulteriori reati. Si tratta di costruire una sorta di palinsesto di attività in modo da sfruttare tutti gli spazi disponibili per fare queste attività. Passare la vita in cella è la cosa peggiore che possa esistere, quindi si tratta solo di dare delle opportunità e generalmente vengono colte con piacere e sfruttate, nel senso che molti è la prima volta che hanno l'occasione di fare un corso scolastico, un corso di formazione, e vedo che sono molto ricettivi, hanno voglia di darsi da fare. La vera difficoltà che abbiamo qui è che molti istituti penitenziari, anche questo, sono stati costruiti più per contenere che per formare le persone, non sono luoghi di formazione, nati per la formazione. Quindi è un po', diciamo, la difficoltà è quella di trovare gli spazi, di avere sufficiente personale per garantire comunque la sicurezza durante le attività. Nonostante questo, almeno in questo istituto penitenziario riusciamo a organizzare tantissime attività. Il nostro obiettivo è appunto evitare la permanenza, l'ozio che è tipico della situazione di molti istituti penitenziari italiani. E lo sforzo che sta facendo anche l'amministrazione è quella di evitare che la camera di detentiva diventi il luogo principe della carcerazione, deve diventare solo un luogo dove si va a dormire. E noi cerchiamo continuamente nuovi partner per poter gestire non solo con capitali pubblici ma anche privati, facendo degli sforzi congiunti, più attività possibili, cioè soprattutto cerchiamo attività che siano quelle che servono a reinserire le persone, dalla formazione al lavoro alla scuola. L'iniziativa di creare un'azienda in carcere che fosse un'azienda capace di creare del lavoro vero nasce da tutta una serie di riflessioni fatte nel tempo, per cui avevo il desiderio di poter realizzare qualche cosa all'interno del carcere, ma l'interesse principale era quello di fare qualche cosa che, più che guardare al periodo di soggiorno del detenuto nel carcere, fosse qualche cosa che gli dava delle opportunità da sfruttare una volta uscito dal carcere. Mi sono messo al lavoro per costruire una impresa dentro il carcere che avesse le stesse capacità di produrre lavoro vero come fuori dal carcere. Si trattava ovviamente di superare tutte le burocrazie che esistevano e esistono ancora nel mondo carcerario, quindi un'impresa non facile, e bisognava soprattutto riuscire ad essere convincenti sull'iniziativa per poter avere chi davvero ti desse una mano per poter realizzare questa cosa. Uno dei doveri sociali di un imprenditore sia quello di restituire al territorio quello che ottiene da questo. L'iniziativa che
professor Biguzzi mi propose 7-8 anni fa, la ritenne immediatamente molto interessante, molto anche originale, e l'ho sposata immediatamente. E credo che oggi, a distanza di 6-7 anni, se ne vedono i risultati. Ecco, qui precisamente dove ci troviamo? È il FID, è una fare impresa Dozza, che è una delle aziende che arriva dall'esterno, dove fanno dei pezzi per macchinari speciali. Qui ci stanno dei detenuti che sono formati direttamente dall'azienda e subentrano in questa fabbrica. Molti di questi ragazzi, finito il loro percorso all'interno del penitenziario, sono assorbiti direttamente anche dall'azienda, come già in passato. Il problema delle muffe nelle pareti interne degli edifici è un problema complesso che ha molteplici cause, non le possiamo analizzare tutte velocemente. Però ci sono alcune soluzioni nelle quali la tecnologia, specialmente la nanotecnologia, aiuta. Negli ultimi anni sono state riportate sul mercato appunto materiali che sono tutto sommato delle pitture tradizionali, ma che hanno delle aggiunte. Queste aggiunte sono fondamentalmente delle nanosfere, particelle, quindi sfere cave, ottenute appunto dal vetro o da altri materiali porcellanosi, che una volta aggiunte alla pittura permettono di aumentare in qualche modo la resistenza termica della pittura stessa. Questo fa sì che la superficie della parete trattata con queste pitture sia un po' più calda rispetto a una parete normale. E proprio questo cambiamento e aumento di temperatura, anche se minimo, può essere sufficiente perché non avvenga la condensa superficiale, e cioè l'umidità che va a condensarsi appunto sulle pareti interne, e di conseguenza viene evitato proprio la formazione delle muffe. Ecco, qui invece ci troviamo in un luogo di smaltimento. Sì, questa qua praticamente è un'altra azienda che porta i vecchi elettrodomestici che poi vengono smistati per i rispettivi materiali e riportati fuori. Qui ci troviamo nell'ala femminile, quindi nel reparto femminile, che mi diceva è stato ricavato da? Prima questo piano era disponibile per le vigilatrici che avevano la custodia delle detenute, che poi col corso degli anni, insomma, vigilatrici che erano anche personale civile, giusto? Sì, esatto. E poi niente, ora è stato da poco ristrutturato e per l'appunto qui siamo in un ambiente dove formano le persone per la sartoria, che è un'altra azienda che viene dall'esterno dell'istituto penitenziario. E qui che cosa producono? Abiti, borse? Borse e pagotte, forse, le bamboline. Le bambole di pezza, sì. Qui in pratica è proprio il posto di lavoro delle sarte, dove praticamente danno vita a quello che poi è il loro progetto. Coloro chi sono? Sono delle ragazze che sono state formate negli anni scorsi e che per l'appunto lavorano presso questa sartoria. Oltre al laboratorio di sartoria, anche lo studio. Sì, esatto, qui al piano ci stanno le varie aule per i vari corsi di istruzione, dalle elementari alle medie, come pure l'università. Questa è l'officina proprio in sé per sé, proprio il fabbro, poi abbiamo di là la falegnameria, come abbiamo un riparto dove abbiamo il materiale edile per le varie tipologie di lavori che poi verranno effettuate all'interno dell'istituto. È proprio una città nella città. Siamo all'interno della chiesa dove, come potete vedere, c'è da ripristinare un po' la guaina di sopra del tetto, dove c'è qualche infiltrazione. Sarà fatto nei prossimi lavori, insomma. Non ha nulla da invidiare alle falegnamerie che stanno all'esterno, esatto. Sì, poi comunque anche l'attrezzatura è assolutamente professionista, quindi professionistica.
Sono macchinari di ultima generazione, quindi conforme alle direttive della CE, quindi lì in fondo è un altro collega che si occupa della squadra verde, quindi di mantenere un certo decoro, insomma, il verde e quant'altro, dalla potatura alla rasatura dell'erba o alla pulizia sotto le rispettive sezioni di manutenzione. C'è sempre da fare, ma non riesci a terminare un lavoro che ne escono altri 10, per dire. È chiaro che adesso diventa un gioco tra poveri, quello di chi ha più bisogno. Capisco la difficoltà di perorare la causa di chi ha commesso dei reati rispetto a quelli che sono fuori e non trovano né lavoro né casa. Ma in realtà la lotta tra poveri non produce niente, bisogna fare il massimo sforzo sia dentro che fuori per limitare i danni della povertà, perché in buona parte chi è qua dentro è dentro anche perché è povero, il che non significa che non siano responsabili, intendiamoci. Noi continuamente sottolineiamo la responsabilità individuale. Io lavoro qui da 25 anni e posso dire che in questo momento abbiamo sicuramente più poveri che delinquenti. Quando la forbice tra poveri e delinquenti in carcere va verso i poveri, c'è qualcosa che non va nel sistema, perché questo non è nato come luogo per tenere poveri, non dovrebbe essere così. Il carcere a questo punto ha una funzione sociale molto importante.